parla di rischio clinico al Centro Chirurgico Toscano. Abbiamo visto una sala conferenza davvero molto affollata. Qual è l'importanza di trattare argomenti come questo e confrontarsi tra gli esperti? L'importanza è data dallo scopo che ci prefiggiamo, cioè quello di far sentire coloro che si ricoverano più sicuri. Un'esperienza di tutti, andare in ospedale negli ultimi anni, purtroppo il pensiero, il sospetto, ma ora cosa mi succederà, che mi faranno, saranno all'altezza, purtroppo è giusto o sbagliato che si avviene a tutti. Bene, il nostro obiettivo è quello di immaginarsi i rischi che che i pazienti possono correre e organizzare il lavoro in modo da prevenirne il maggior numero possibile. Un esempio rapidissimo: quando si vede un film di aerei, il pilota prima di partire fa la sua checklist, cioè verifica che i motori funzionino, eccetera, eccetera. Beh, la stessa cosa è lo stesso criterio che applichiamo noi in tutte le nostre procedure prima di mettere le mani letteralmente sul paziente. Ecco, quali sono gli argomenti principali che verranno trattati in questa lunga giornata? Beh, gli argomenti principali sono intanto la disamina dei principali rischi e di come si fa a prevenirli. Una cosa banale, ma che purtroppo ogni tanto si sente al telegiornale della sera: hanno operato la parte del ginocchio destro, tolto il rene destro anziché il sinistro. Questo genere di errori deve ovviamente, assolutamente essere evitato, e ci sono dei sistemi peraltro estremamente semplici per evitarlo. Argomenti di questo genere sono tra gli argomenti principali di stamani, ma ce n'è un altro molto importante: la collaborazione con la struttura della Regione Toscana, che è guidata dal dottor Tartaglia, tra l'altro in aretino, nella collaborazione con loro per approfondire e sviluppare tutte le tematiche che portino a diminuire i rischi del paziente. Noi siamo consapevoli di essere fratellini molto minori, però il fatto che ci abbiano in qualche modo richiesto la collaborazione ci riempie di orgoglio. Noi ci consideriamo quasi come degli apripista, nel senso che per vari motivi che non importa ricordare, siamo stati tra i primi a utilizzare la gestione del rischio clinico nella struttura della nostra cartella clinica, che è completamente elettronica, e quindi siamo più avanti su questo tema, ma la nostra esperienza ci farebbe tanto piacere che fosse mutuata anche da altri.